Ben ritrovati in studio per una nuova puntata di Bocce Forum. Torniamo a proporvi alcune delle giocate più entusiasmanti che si sono susseguite negli scorsi mesi in attesa di un ritorno alla normalità. Il primo video che vediamo insieme si riferisce alla 42esima edizione del Pallino d'Oro, manifestazione organizzata a Budrione di Carpi in provincia di Modena. Questa gara in particolar modo è stata disputata il 4 gennaio. Sappiamo che il Pallino d'Oro rappresenta una delle manifestazioni più ambite, viene organizzata dalla società Rinascita e vi hanno partecipato quest'anno 32 tra i migliori individualisti del mondo. In campo in questo video troviamo Niki Natale, già campione del mondo nel 2010 in rappresentanza dell'Austria, anche se ha chiare origini romane, dunque italiane. Poi il giovane cremasco Mattia Visconti, campione europeo in carica. Come sempre ringraziamo Avelia HD per la gentile concessione delle immagini. Il commento è a cura di Giorgio Macelli e di Alex Veronese. 8-7 per Niki Natale in questa prima partita. Ricordiamo che si va ai punti 12. Esatto. I punti 12 sia nei gironi eliminatori che nella finale. Intanto anche sul campo 1 Nanni Alfonso si porta sull'11-5 contro Ceresoli Davide. Invece sul campo numero 3 c'è ancora una bella partita, insomma, in corso. Monadi Gianluca contro Dall'Olmo Enrico, parziali di 5-8. Alex, noi abbiamo visto Dall'Olmo e Frisoni quando erano ancora ragazzini e da allora hanno cominciato a frequentare e a confrontarsi con il boccismo italiano di alto livello e dunque sono cresciuti sensibilmente come giocatori e, a nostro modesto parere, non sono all'altezza dei nostri big, ma comunque hanno sempre un buon braccio, come hanno, dico io. Sì, hanno una assoluta dignità boccistica e sono in grado di misurarsi in ogni caso con chiunque. Intanto vediamo che rimane corto con la sua prima boccia Mattia Visconti. Sinceramente non ho seguito la giocata, ma non ho capito perché non abbia tirato quella boccia, questa prima boccia di Natale. È vero che il pallino è in una posizione non difficile, ma il punto è davvero molto stretto. Forse pensava magari in un accosto o magari di appoggiarsi, visto che la boccia è perfettamente a fianco. Non ho ben capito neanch'io la sua scelta, insomma. Intanto terza boccia per Visconti, che non è riuscito finora a conquistare il punto. Ecco, vedete adesso dall'alto, grazie alle telecamere di Avelia HD, vedete benissimo come è impostata la giocata. Una boccia corta, due lunghe, non è messo benissimo. No, infatti secondo me forse si salvava a bocciare subito con la prima boccia, magari cambiava, diciamo, lo scarto. Sì, l'inerzia proprio della giocata. Comunque questa è stata la sua decisione, noi naturalmente da fuori si gioca sempre molto bene e si effettuano sempre le scelte giuste. Esatto, intanto ti interrompo, vince anche Nanni Alfonso il suo primo turno. E a breve aggiorneremo anche lì la seconda chiamata in campo sul campo numero 1. Intanto Niki Natale ha chiesto all'arbitro la possibilità di osservare da vicino la giocata. Ha ancora tre bocce a disposizione, ricordiamo il punteggio 8-7 in suo favore in questo primo turno del 42esimo Pallino d'Oro. Signor Marcucci Umberto, comitato prima serata. E vediamo che Natale decide di provare a inserire in accosto altri punti. Dunque vediamo questa sua seconda boccia, ci sembra buona assolutamente e in effetti realizza il secondo punto. Dunque virtualmente siamo sul 10-7 per Natale. Possiamo osservare dal
replay offerto da Aveli HD, questo ottimo accosto da parte del giocatore austriaco. Vediamo anche questa sua terza boccia, ancora una boccia fantastica, e sono 3 punti per Natale, che si porta così virtualmente sull'11-7, è ultima boccia a disposizione. Anche non è facilissimo la sua, una delle sue bocce fratto tocca il pallino, quindi bisogna fare davvero molta attenzione. Ha giocato 3 bocce con una precisione assoluta quanto a forza. Ci sembra buona anche questa, attenzione perché potrebbe realizzare la partita. Così vediamo, 4 punti, davvero veramente una grande giocata, e come sentirete gli applausi sono davvero meritati per Niki Natale, che ha giocato in accosto 4 bocce fantastiche, non era assolutamente facile, e Niki Natale si aggiudica questo primo turno contro Mattia Visconti sulla corsia numero 4. Il secondo video si riferisce ancora una volta alla 42esima edizione del Pallino d'Oro. In questo caso troviamo in campo il campione del mondo Gianluca Formicone, alfiere della società Caccialanza di Milano, e il giovane calabrese Gianfranco Bianco, città di Rende. Anche in questo caso le immagini sono di Aveli HD ed il commento è affidato a Giorgio Macellari ed Alex Veronese. Si porta in partita il campione del mondo Gianluca Formicone, 9 punti per lui in tabella, 11 per Gianfranco Bianco della città di Rende di Cosenza. Intanto Giorgio sul campo 1, scenderà in campo D'Altario Giuseppe della bocciofila di Monastir di Treviso contro il brasiliano, ovvero il campione del mondo Valdesir Garcia del Brasile, quindi campo 1. Ecco, approfittiamo anche per ricordare, ed è giusto farlo, crediamo, sulla corsia numero 2 stanno giocando Gianluca Manuelli contro Ederval Costenaro, e ricordiamo che Manuelli lo scorso anno si è aggiudicato il Pallino d'Oro, esatto, prima infatti vittoria per lui al Pallino d'Oro l'anno scorso, dunque... Mi ricordo anche che era tanto in svantaggio la finale contro Santucci e l'ha ribaltata... Gianluca Santucci, sì. Quindi diciamo che ha avuto doppia soddisfazione vincere questo 41esimo Pallino d'Oro. E intanto sulla corsia numero 3 abbiamo visto Formicone, che non ha più impostato sul gioco lungo, ma ha lanciato il pallino appena passata la metà campo. Ha giocato una prima boccia abbastanza lunga e adesso va subito sul pallino. Vediamo intanto che ha atteso la bocciata sul campo a fianco. Tira, colpisce, vediamo se gira un pochetto il pallino, no, non tanto, pallino a 1 metro, 1,20 metri dalla tavola laterale destra, punto di Formicone di circa 2 metri. E dunque altra occasione per Gianfranco Bianco, che è in vantaggio di boccia e conquistando il punto naturalmente metterebbe in grave difficoltà il campione del mondo. Ci sembra però corta questa sua boccia, infatti non arriva, rimane il punto per Gianluca Formicone. Terza boccia a disposizione per il giovane. E adesso bisogna fare attenzione anche da parte sua, deve assolutamente conquistare il punto per cercare naturalmente di vincere, soprattutto per levare la partita a Formicone. Non ha giocato ancora tanto bene neanche questa boccia qua, forse lo realizza. E attendiamo la dichiarazione dell'arbitro. Andato un po' in crisi nelle ultime battute, Giorgio. Nel tennis si direbbe che ha avuto il braccino, esatto, no? Così si direbbe. Però fino adesso, dobbiamo essere sinceri, ha offerto davvero una ottima prestazione senza grandi timori, quindi nelle bocce capita, questo è altro. Vediamo un'altra misurazione che richiede una grande precisione da parte dell'arbitro del comitato di Macerata. Si è preso.
Intanto Gianluca Formicone chiede alcune delucidazioni all'arbitro di partita per sapere la distanza della sua boccia e del pallino rispetto alla tavola di fondo. Poi si decide per tirare alla sua corta di volo, naturalmente, perché non può fare nient'altro, e dunque attenzione, vediamo come colpirà. Colpisce bene e potrebbe realizzare due punti. A due punti a terra Formicone, ultima boccia in mano da parte di Gianfranco Bianco e ultima boccia in mano da parte di Formicone. E qui a mio parere, Giorgio, è tutta esperienza di sì. questo campione. Anche, adesso l'ha messo Bianco, proprio in crisi. Sì, anche Bianco replica la giocata di Formicone, tira la sua, una giocata giusta a mio modo di vedere, colpisce bene direi. Bravo, attenzione. Mamma mia, se riprende il fianchetto lì. Eccolo lì. Bellissimo, spettacolo. E mette a terra due punti, quindi 12 a terra, ultima boccia. Abbiamo intanto rivisto, abbiamo rivisto Giorgio il replay della bocciata, vediamo proprio la carambola giusta. Vediamo adesso. Sì, potrebbe, come suggeriscono alcuni tifosi alle nostre spalle, Formicone potrebbe anche tirare al pallino, cercando di realizzare a sua volta la partita. Ma naturalmente stiamo sempre parlando di un tiro di raffa al pallino da tavola a tavola. Certo che anche appunto l'accosto non sarebbe facile, perché il punto di Bianco è così, è attenzione Formicone, tiro al pallino da tavola a tavola, un tiro che bocciata molto decisiva questa, potrebbe dare la partita o a lui o a Bianco. Attenzione, tira, ha fallito, no, fallito completamente il tiro. E dunque il campione del mondo si arrende alla buona prova da parte di Gianfranco Bianco, che vince il suo primo turno. Anche per questa puntata di Bocce Forum abbiamo terminato. Vi ringrazio per l'attenzione e ovviamente continuate a seguirci anche su internet. Grazie, arrivederci.